nazionale del Parmigiano Reggiano, che è la nazionale più premiata di tutta la storia del concorso, quest'anno partecipa con 86 caseifici. Non c'è semplicemente un formaggio a pasta dura, esiste il Parmigiano Reggiano e nel Parmigiano Reggiano ci sono tantissime distintività. Il World Cheese Award permetterà a chi parteciperà di avere i riflettori anche dei buyers e del mercato. È una grandissima opportunità per riuscire ad avere un posizionamento distintivo nel mondo della distribuzione. Merito sicuramente del Consorzio del Parmigiano Reggiano, che crede nella bontà del progetto, ci investe e da quest'anno metterà a disposizione dei caseifici una serie di materiali per continuare a dare maggiore valore al prodotto in caso di vittoria. Credo che la Nazionale del Parmigiano Reggiano non vuole solo partecipare, ma voglia vincere. Siamo l'unica scuola che produce Parmigiano Reggiano. Sono circa 5-6 anni che partecipiamo a questo concorso. Noi ci crediamo a livello pubblicitario, a livello diciamo della famiglia che siamo nel consorzio Parmigiano Reggiano. Quando i clienti ti chiamano che ti dicono complimenti, io voglio il parmigiano che ha vinto la medaglia d'oro, penso che sia una bella soddisfazione. Il riconoscimento, la medaglia, l'attestato è qualcosa che certifica che stai lavorando bene. Occasioni come queste sono sempre importanti. Quest'anno siamo andati vicino a spaccare il mondo, a portare a casa il grande premio, però non era mai successo, dicevamo prima, 4 super gol nella storia del concorso, maggior numero di medaglie, formaggio DOP più premiato al mondo, possiamo essere soddisfatti? Ma direi proprio di sì, del grande lavoro dei caseifici e dei consorziati, qui è una crescita continua, ogni anno Gabriele tu come allenatore, i partecipanti alla nazionale, come numero, come qualità del prodotto cresce, devo dire che il consorzio è estremamente soddisfatto perché è un modo per raccontare il nostro prodotto confrontandole con gli altri prodotti, gli altri formaggi, i grandi formaggi del mondo, incredibile, che dà grande soddisfazione, ma lo vediamo, no? Ogni anno il ritorno a casa significa poter raccontare qualcosa sempre di più, sempre più informazioni sul nostro amato formaggio, sul nostro amato territorio.